Sul campo neutro di Novara, il Milan supera il primo turno di Coppa Italia battendo il Genoa con un rigore dubbio e un colpo di sonno che stende Girardi. Tutto qui allora il Milan stellare, ci si potrebbe chiedere. Da una settimana dall'inizio del campionato, in effetti, la squadra campione non è ancora rodata, ma se si pensa al torneo di Madrid domenica scorsa o al mercoledì di Pescara, si possono rilevare alcuni progressi. Chi invece ha dimostrato di essere già pronto per il via è il Genoa, quasi mai in difficoltà contro i primi della classe. Qualche rischio, sì, l'hanno corso i genovani. Qui, per esempio, vediamo Chiodi e Bigon impappinarsi e poi vedremo Girardi respingere un tiro di Antonelli. Ma va detto che, soprattutto nella ripresa, il Genoa ha mostrato di avere buon sangue e di poter confortare molti tifosi sulle sue possibilità nel prossimo torneo cadetto. Ed eccoci all'episodio contestato. L'intervento di Onofri su Antonelli è da rigore? L'arbitro D'Elia dice sì, ed il solito Stefano Chiodi si presenta al tiro trasformando puntualmente. Dopo soltanto 3 minuti, Bet dà un cazzotto alla palla e nemmeno il più scatenato dei milanisti osa protestare. Il pareggio è opera di Manfrin. Il gol decisivo allo scadere del tempo. Antonelli, da circa 30 metri, coglie Girardi spiazzato. Il portiere si dispera, i milanisti fanno esattamente il contrario. A loro per adesso va benissimo il risultato. Per difendere il vantaggio diverrà protagonista nella ripresa Ricky Albertosi. Il mestiere del portierone dovrebbe insegnare qualcosa in più a quei giovanotti in rossonero che credono di essere già arrivati. Ma questi sono discorsi di qualche giorno fa e tutto sommato, meglio aspettare il campionato prima di offrire nuovi spunti polemici al clan dei campioni.